Il 23 febbraio il Presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo ha premiato in aula le scuole Avogadro di Torino, Olivetti di Ivrea e Pininfarina di Moncalieri, prime tre classificate a Zero Robotics 2011 sulla programmazione di piccoli satelliti low cost. Si tratta di un prestigioso concorso internazionale bandito dal MIT, il Massachusetts Institute of Technology, NASA e Agenzia Spaziale Europea. Per seguire la finalissima svolta sulla Stazione Spaziale Internazionale, i ragazzi sono stati ospitati al centro di ricerca olandese dell'Agenzia Spaziale Europea. All'incontro erano presenti anche i consiglieri Nino Boeti, Gianna Pentenero e Andrea Stara. Zero Robotics è una gara di programmazione robotica e il nostro compito era quello di programmare in linguaggio C, che è un linguaggio informatico, un mini satellite artificiale che doveva muoversi in uno spazio tridimensionale. Io sono molto contenta, siccome abbiamo avuto la felicità di arrivare primi al concorso europeo, e penso che sia anche un'opportunità per il futuro per noi studenti, sia nel campo del lavoro che nel campo dell'università. Il progetto consisteva nel programmare una sfera che poi doveva eseguire dei movimenti all'interno della stazione spaziale orbitante della NASA. È un progetto molto bello, la nostra scuola è arrivata seconda e in particolare noi eravamo alleati con una scuola tedesca e quindi è stato molto bello partecipare con loro e comunque scambiarci due idee riguardo al progetto. Sono contento di questo risultato. E il nostro lavoro era di programmare dei piccoli satelliti chiamati Spheres all'interno della Stazione Spaziale Internazionale. Abbiamo visto il nostro lavoro dal vivo, quindi direttamente sulla Stazione Spaziale. Questo ci ha dato molta soddisfazione.